Oddio, questo sarà il video controverso. L'altro giorno mi chiedevo perché gli iPhone hanno meno RAM degli Android. Scopriamolo insieme. Benvenuti pinguini in questo primo video di FK Under the Hood, dove andiamo a scoprire cosa c'è al di sotto della superficie nel mondo dell'informatica e della tecnologia. Oggi parlo di questa cosa, di perché gli Android hanno mediamente più RAM degli iPhone. Io sono un utente iPhone, felice. Ma comunque, prima di cominciare, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò un nuovo video voi riceverete una simpatica notifica sul vostro cellulare che ha, sono sicuro, uno sbotto di RAM. Prima di andare avanti devo fare una piccola introduzione su cos'è la RAM. Tuttavia vi lascerò qui sotto in descrizione un link a un video che la spiega meglio, perché non voglio soffermarmi su questo. La RAM è fondamentalmente la memoria di lavoro di qualunque dispositivo, il cellulare, il tablet, il mio computer che c'è qui dietro, che contiene dati e anche segmenti di codice dei programmi. Su questo grafico potete vedere che ho messo a paragone la memoria RAM di iPhone, parlo della serie principale, non serie Max, no SE, con il Samsung serie S, anche qua in questo caso senza Plus, eccetera, eccetera, solamente i modelli, diciamo, quelli base. Come voi ben sapete, i Samsung hanno Android e hanno quasi sempre più RAM. È vero che si dice che da una parte se c'è più RAM il dispositivo funziona meglio, però questo non vuol dire che gli iPhone siano una merda. Per capire bene questa storia dobbiamo fare un passo indietro quando venne rilasciata la prima versione di Android. Gli sviluppatori di Android scelsero Java come linguaggio di programmazione per sviluppare le app e anche il linguaggio di programmazione con cui è sviluppato l'interfaccia grafica. Perché scelsero Java con tutti i linguaggi di programmazione che ci sono? Beh, per diversi motivi. Punto 1, era un linguaggio rodato. Secondariamente è multipiattaforma, che vi spiegherò brevemente che significa. E poi anche perché è molto conosciuto e tuttora viene spiegato alle università. Infatti quando io andai all'università a me fu spiegato. Multipiattaforma significa che consente alle applicazioni di girare su qualunque sistema che monta Android, perché Android è usato da molte aziende che usano hardware diverso e le app in Java gli danno questo vantaggio, che non devono preoccuparsi dell'hardware che ci sta sotto. Questo grazie alla Java Virtual Machine o JVM, che si occupa appunto di eseguire i programmi scritti in Java anche nei nostri cellulari Android, anzi scusate, nei vostri cellulari Android. C'è da dire che Android non usa esattamente la Java Virtual Machine. Salve ragazzi, scusate l'interruzione, stavo montando questo video e non ho capito cosa è successo allo schermo piccolino. Credo che sia venuto un ictus, non lo so. Vi lascio la visione. Virtual Machine ne usa una versione modificata chiamata Dalvik, che prende il nome da un villaggio in Islanda, che seppure è una versione ottimizzata, arriviamo al problema degli Android che hanno bisogno di più RAM, perché appunto questo programma usa uno sbotto di RAM. Successivamente la Dalvik è stata sostituita dalla Android Runtime, che comunque per questione di retrocompatibilità, cioè che ti permette di eseguire applicazioni sviluppate in passato, comunque legge il codice scritto in Java. E questo, diciamo, succhia tanta RAM. Quindi ecco dove viene l'esigenza dei dispositivi Android di avere più RAM rispetto agli iPhone. E qualcuno potrebbe dire, ma allora che linguaggio di programmazione usa Apple per i propri dispositivi? Prima di rispondere a questa domanda c'è da dire una cosa molto importante. Gli iPhone sono stati sviluppati con la stessa filosofia dei Mac o di qualunque dispositivo Apple. Cioè l'azienda ti dà il dispositivo con l'hardware che puoi leggermente customizzare, cioè cambiare alcuni parametri, ma il processore è lo stesso, cioè tutto è praticamente progettato da loro. E infatti il sistema operativo è fatto a pennello per funzionare su questi dispositivi. Il sistema operativo di iPhone, che si chiama iOS, non gira su altri dispositivi dati tra l'altro da altre aziende, è tutto progettato da Apple con lo stesso medesimo hardware. Appunto per questo motivo loro non hanno il problema della compatibilità su più piattaforme, perché la piattaforma è la stessa. L'hardware quindi è lo stesso. Apple utilizza un linguaggio di programmazione che si chiama Swift per sviluppare le app per gli iPhone, che a sua volta è un linguaggio di programmazione sviluppato da Apple stesso, che comunque non serve solo per fare le app, serve anche a programmare normalmente. Nel frattempo c'è stata anche una piccola rivoluzione nel 2019 su Android,
quando Google ha annunciato che avrebbe cambiato il linguaggio principale per sviluppare le app Android. E infatti presentarono questo linguaggio di programmazione chiamato Kotlin, che tuttavia il codice generato in Kotlin deve comunque essere eseguito da una Java Virtual Machine o comunque dalla Android Runtime. Quindi non è che la cosa si sia realmente risolta. Faccio un altro appunto per quanto riguarda le app Android: si possono utilizzare anche altri linguaggi di programmazione, quale C Sharp, Python, cioè non devi per forza utilizzare Kotlin. Sono sicuro che questo video sarà molto controverso, perché qualcuno dirà la sua, e ditela, scrivetela nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Quindi io vi ringrazio di avermi ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!